Ci vediamo lunedì Lunedì. col video di Udinese Inter che saremo al Dacia Arena. Se ancora si chiama così, Dacia Arena, se Dacia penso Arena, sì, sempre Dacia Arena. quello sponsor, è sempre quello lì. C'è la faccia Quindi in campo. ci vediamo domenica a Udine per chi c'è. Eccoci qua, Nerazzurri, ragazzi. 4 meno 10. Se a Roma erano le 5 e mezza quando eravamo qui per salutarvi, oggi sono le 4 meno 10 perché Sveglia l'Inter presto. alle 12.30 giocherà al Dacia Arena a Udine e noi saremo presenti. Adesso si partirà direzione Brugherio perché con l'Interclub Brugherio si andrà al Dacia Arena. Per Udinese e Inter sarà una giornata lunghissima fino a stasera, quindi video che parte senza la luce del sole e video che probabilmente finirà senza la luce del sole. Sarà una giornata lunghissima e sarà tutta da vivere. Incrociamo le dita per la partita, ma la partita arriverà tra un bel po' di ore. Adesso c'è tutto il viaggio da fare. Andiamo a Brugherio e poi partiamo, andiamo. Meno 10 ci si dovrebbe vedere perché c'è abbastanza pullman luce, alle che non è spalle. ancora la luce solare. Pullman alle spalle, il pullman che ci porterà al Dacia Arena. Interclub Brugherio riempie un pullman, saremo circa penso una quarantina, quindi poi anche il settore ospiti penso sarà sold out. Ragazzi, si parte 5 meno 10, tra circa 10-15 minuti partiremo da Brugherio direzione Udine. Andiamo. Te l'ho promesso da bambino, per sempre ti sarò vicino, a testa alta ovunque andiamo, sia la curva nord Milano. Scortati dalla polizia, direzione settore ospiti del Dacia Arena. Manca veramente poco all'arrivo. 10:15, arrivati al Dacia Arena. Manca quindi un paio d'ore al fischio d'inizio e siamo arrivati per terzi come Interclub, ma ci siamo. Adesso piano piano penso che inizieremo ad entrare, settore ospiti. Che figata, prima volta per noi a Udine. Sì, carino, è moderno, questo lo sappiamo. Adesso entreremo e daremo la nostra valutazione anche dall'interno. Attendiamo. Eccoci qua. Dacia Arena alle spalle. Abbiamo superato i primi controlli. Adesso solo i tornelli ci separano dall'ingresso dello stadio. E vabbè, intanto si scherza, si scherza. Abbiamo già cantato nel pullman, ovviamente il clima è già abbastanza caldo perché è una partita importantissima, Udinese-Inter, Udinese che è sopra di noi e poi le prime quattro che si sfideranno tra il pomeriggio e la sera. Quindi tre punti che sarebbero più che fondamentali. Adesso entriamo e vediamo com'è questo Dacia Arena, andiamo. Ma vai, Lenny. Grazie. Forse in realtà non mi siamo all'interno del Dacia Arena, ragazzi, spettacolare. A parte che siamo vicinissimi al campo e siamo praticamente in ultima fila, è uno spettacolo, a parte i colori, tutte le cose, si vede che è uno stadio moderno. Molto figo, ovviamente i ragazzi che si scalderanno sotto il settore ospiti, ovviamente dall'altra parte e poi adesso è la solita routine, quindi scaldamento, poi ingresso in campo e poi ci sarà il fischio d'inizio, incrociamo le dita.
Salvatore Occhi di Carlucci. Viaggio infinito, incidenti, traffico, un disastro, un po' di delusione, però abbiamo andato, ci siamo divertiti comunque. Adesso chiuderemo il video una volta veramente arrivati quasi a casa, quindi adesso Brugherio Rozzano è questa la destinazione. Rieccoci qua, eccoci precisamente qui. Le 21:23 finisce 18 ore dopo la trasferta di Udine, ci siamo visti al buio e ci lasciamo al buio. Trasferta che l'esperienza, vabbè ragazzi, le trasferte sono le trasferte, e vi annunciamo che la prossima sarà europea, non dico nient'altro, quindi vabbè, poi ne parleremo più avanti. La partita purtroppo è andata come è andata, è abbastanza preoccupante la situazione, però non ci allarmiamo. Adesso posto della nazionale, saremo a San Siro per Italia-Inghilterra venerdì 23 e poi vabbè, si tornerà con la Roma e tutte le partite che seguono, però 3 punti persi brutti con l'Atalanta che ha vinto a Roma, Milan-Napoli 0-0 attualmente, poi ovviamente si vedrà tra un'oretta quando finirà, però sì, inizia a perdere punti e forse questo è il meno, perché comunque la stagione è lunga e puoi recuperarli, però poi come abbiamo visto l'anno scorso ogni punto è fondamentale per arrivare all'obiettivo finale, quindi c'è un po' di rammarico, soprattutto molta tristezza per la prestazione, per quello che si è visto perché in campo. Si è vista una partita. Sì, non si è visto nulla, tutto molto brutto. Però l'esperienza, ripeto, la trasferta rimane molto interessante. È sempre bella, viaggio, amici e tutte le cose. Ma questo era il nostro video di Udinese Inter. Se vi è piaciuto, mettete la commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale. Attivate la campanella per seguire tutti i nostri video e tutte le nostre live. Bastate a tutti i nostri social che trovate in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video, una prossima live. Forza Inter. Bella.